Benvenuti a tutti, buona giornata. Oggi è mercoledì 15 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Legati alla sedia per produrre di più. Legati alla sedia come Vittorio Alfieri per produrre di più, vi buttate anima e corpo nel lavoro, specie se state seguendo progetti impegnativi che non ammettono tregua. Situazioni intricate da sbrogliare non richiedono azioni tempestive ma uno studio accurato dei dettagli, lasciandosi guidare dall'intuito. Notizie riguardo a eredità o investimenti immobiliari, obbligazioni e azioni: se il mercato è fluttuante, chi ha fiuto ne approfitta, acquistando titoli in ribasso in attesa della risalita. Peccato, perché sotto tiro di Mercurio e Venere sognate di cambiare arredamento, buon gusto e ambizione vi spingono a guardare in alto, troppo forse rispetto alle attuali possibilità. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Single in pena e in balia della tristezza e della solitudine. Oggi qualcuno che conoscete vi parlerà di una persona che non vedete o sentite da tempo, la cosa vi farà molto piacere e apprenderete una cosa nuova. Rischio di gravidanze indesiderate, meglio essere prudenti. Parlate con il vostro partner e pianificate meglio la vostra intimità. Anche per i rapporti complicati e clandestini rischio di maternità indesiderate. Ascolta e sii più tollerante con il partner che adesso ne ha proprio bisogno. Una telefonata inaspettata cambierà il corso delle cose. Potrebbe trovare risoluzione una situazione piuttosto complicata. Oggi per alcuni è l'inizio di un nuovo e radioso futuro, buttate dietro le spalle quanto di sofferenza c'è stata nel passato e rimboccatevi le maniche, si tratta ora di sfruttare le nuove opportunità. Troppo tempo su social nella vita virtuale serve a togliervi energie preziose che potreste indirizzare per realizzare progetti nuovi o migliorare quelli esistenti. Non abbiate timore a insistere con alcune persone su una questione che vi sta a cuore. Giove potrebbe aiutarvi, ma Mercurio non favorisce certo le comunicazioni in questa giornata tutto sommato monotona. Programma un viaggio. Novità da lontano. Intesa speciale con Sagittario. Non fate nessun passo senza aver consultato oggi qualche amico fidato a uno specialista del settore in cui intendete muovere i vostri passi. Oggi potreste perdere qualche oggetto a voi caro. Oggi difficilmente vi sentirete sicuri di voi stessi, pretendete troppo e questo si traduce in un'immediata insicurezza. Cautela nelle scelte importanti. Credendo di fare bene sbaglierete ancora una volta, provocando l'ira di quanti vi conoscono fin troppo bene ma che sperano in un vostro cambiamento. Qualche nuvoletta in amore affliggerà le nate nella seconda decade, che dovranno essere più adattabili. Cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Prospetto celeste di metà dicembre rallegrato da diversi corpi celesti presenti nel segno amico del Sagittario, il Sole e Marte, a infondervi gioia di vivere e volontà di condividere in generale col vostro prossimo le situazioni più gradevoli che vi possano capitare a tiro. Quali sono gli organi governati dal vostro segno e che dovete tenere preferibilmente sotto controllo? Prima di tutto l'incarnato della pelle, organo del corpo umano per voi molto sensibile. Poi, a livello interno, i reni, il fegato, il pancreas, la milza e la cistifellea, tutti gli organi dell'apparato filtrante presenti nel corpo umano. Senza scordare la vescica e l'apparato urinario, legato all'azione filtrante, depurante del seme. Giornata un po' complessa, Mercurio ha iniziato un transito particolare, attenzione a non discutere in amore per motivi di soldi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere problemi se non sopportate una collaborazione o un ruolo particolare. Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente, dovreste praticare attività ricreative legate all'arte per ricaricare le batterie. Cercate di non bloccarvi proprio sul più bello in questa giornata.
Avete tante questioni da sistemare e siete già a buon punto. Invece di rimandare alcuni appuntamenti, provate a razionalizzarli. Quando vi ci mettete, sapete essere estremamente efficienti, è una vostra qualità, ma la sfruttate troppo poco. Non c'è nulla di meglio del mettersi in discussione, ma prima dovete essere ligi al vostro dovere. Contrariati da Mercurio appena entrato in Capricorno, rischiate di non apprezzare il lato buono di questa giornata, tranquilla in famiglia, piacevole in società, produttiva sul lavoro. Amore ed Eros. Due punti rapporto ambivalente con la famiglia, da un lato affettuosissima, ma dall'altro possessiva, sarete anche in una gabbia d'oro, ma sentirvi imprigionati è una sensazione estremamente fastidiosa. Voglia di libertà e grandi spazi, se avete il cuore libero fantasticate sull'anima gemella, condotta dal destino fin davanti a casa vostra. Quando si tratta di sentimento il vostro atteggiamento risulta subito adeguato alle situazioni. Saprete affrontare nella maniera migliore anche qualche vicissitudine, la vostra positività vi porterà lontano. Guidati dalla lucidità della vostra mente, sapete trovare soluzioni ottimali per risolvere una questione pratica che riguarda l'organizzazione di una cena con amici decisa in tandem con la persona che vi è accanto. Darete prova, come sempre, di saggezza e buon senso, riuscendo a infondere il vostro tocco inconfondibile all'evento. Lavoro e denaro? Due punti poco denaro libero a disposizione, perciò con i regali natalizi andate coi piedi di piombo. Fluttuazioni negli investimenti reclamano prudenza, lavoro improprio falcidiato da tasse sproporzionate alle entrate effettive. In sintesi. Tanto fumo e niente arrosto. Il lavoro è un obbligo che a voi proprio non va giù. Amate essere liberi per godervi a pieni la giornata. Questo a volte potrebbe portarvi a non dare il massimo di ciò che potete dare nella vostra passione. Brillate del vostro talento in campo professionale, e in particolare se avete abbracciato un'attività autonoma, grazie a un bel Giove che continua a darvi manforte, in special modo se siete nati dal 16 al 21 di ottobre. Benessere. Due punti costituzione solida e robusta, nonostante l'apparenza delicata. Mangiare poco vi fa buon gioco, ma attenti a ciò che mettete nel piatto, una dieta troppo ristretta può esporvi a carenze. Molto importante la qualità energetica di casa vostra, ripulite la vibrazione ambientale tenendo sul tavolo un cristallo di quarzo rosa. Non c'è bisogno di fare niente di stravolgente. Potresti provare a prendere la buona abitudine di fare qualche seduta di addominali prima di andare a letto. Mangiate in modo sano. Anche se avete voglia di cibi stravaganti, non è il momento di indulgere. Per lei, per risolvere una questione delicata o dubbi tra i quali faticate a destreggiarvi, fate un passo indietro nel passato, la risposta è sotto un pietrone. Per lui, rilassarvi è un must, un drink con gli amici stasera oppure una bella passeggiata in centro, piccole cose ma sufficienti a risollevare l'umore. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.